L'apparizione è stata prima volta il 24 giugno, giorno dopo, già si parlava in paese quello che è successo, il 28, era domenica, quel pomeriggio sono andato come tutti gli altri i piedi del Podbrdo per vedere che cosa succede. E mi ricordo che sono venuto in piedi dalla montagna con gli amici e in un momento viene Maria, una ragazza dal Podbrdo, davanti a noi e mi hanno detto che lei è una di quelli sei che dicono che vedono la Madonna, perché io non sapevo fino a quell'ora chi sono. Ho scoperto dopo che uno di quelli è anche Ivanka, che andava con me a classe prima. Comunque mi ricordo molto bene che quando Maria è venuta davanti a noi, lei guardava verso la collina. Io guardavo un po' Maria, un po' sulla collina, perché non capivo che cosa dovrà accadere, come tutti gli altri. E mi ricordo che il momento, lei guardando verso la collina, dice una cosa in croato, la luce. Io ho visto solo lei in modo come ha detto questo. Ha detto la luce, dopo 3-4 secondi dice una cosa in croato, Gospa, la Madonna. E quando ha detto questo cominciava a correre, non c'era una strada che portava dalla strada fino a su, che è circa 500 metri la distanza, invece lei andava dritto, io non ho visto nulla, ho guardato subito, non ho visto né luce né la Madonna, ho visto solo Maria che corre davanti a me e da quel giorno fino adesso sono stato più di 1000 volte accanto a loro perché lo conosco molto bene questa possibilità e posso dire col mio occhi mai ho visto la Madonna, ma la pace che sento nel cuore quando finisce l'apparizione per me è segno che lei è stata lì e credo che questa grazia possiamo avere tutti. Perché io sono come voi, non ho visto mai la Madonna, ma comunque si può sentire la sua presenza. Mi ricordo i primi giorni quando la Madonna ha chiesto di cominciare con la preghiera, che noi abbiamo cominciato. Non abbiamo chiesto perché si deve, quando la Madonna ha chiesto di digiunare ogni venerdì, pane e acqua, noi non abbiamo chiesto perché si deve, abbiamo cominciato a digiunare. E posso dire che adesso dopo 30 anni, digiuniamo e preghiamo come la Madonna voleva e tutti questi anni e quando guardo indietro non mi sembra che sono passati 30 anni perché dico viviamo sempre giorno per giorno e così si va avanti. Sono arrivata, faceva un freddo cane, posso dire in dicembre, non avevamo niente, però la gioia di essere qui e per... Posso dire 2-3 anni non sopportavo neanche l'idea di andare fuori di Medjugorje. È come incontrare una madre, una persona che ti porta, che ti ama, che ti dà il cibo, che ti protegge, che ti non lo so come dire, una madre, la scoperta di una madre e era come se io ero nel seno materno. Non avevo bisogno di parlare, di sentire le cose, ma essere solo sulla montagna, nella presenza della Madonna e poi essere con lei. Perché Medjugorje era un nido dove si trova la vita. Il futuro sarà come tu lo fai. Cosa decidi che sarà il futuro, sarà così. È quello che ci dice. Non c'è una fatalità. Non c'è una grande catastrofe che si prepara, il futuro sarà come vivo io oggi, adesso, come vivo i messaggi, come vivo il Vangelo. Allora lei ci dice che se continuiamo così, parlare troppo, pregare troppo poco, questo lo dite. Allora, parliamo troppo, facciamo troppo attenzione alle cose del mondo, delle cose terrene, diventano lo scopo della nostra vita invece di essere strumenti, diciamo, ecco, mezzi per andare verso... Allora, la mia direzione allora è sbagliata, perché se metto così il mondo della terra, anche con le buone cose, come scopo della mia vita, mi preparo una bella disperazione. Hai notato che negli ultimi messaggi tante volte la Madonna ci ha parlato della disperazione, non vuole che siamo nella paura e nel vuoto, nella disperazione. La Madonna ci invita continuamente a rifocalizzare sul Figlio Gesù e sul Padre. E poi allora ascoltare la loro parola e così mi riempio di luce dello Spirito Santo, di pace e allora posso essere un testimonio per gli altri che non conoscono ancora Dio. E lei è inquieta perché siamo persi nelle vie sbagliate e cerchiamo la felicità dove si perde.